Il campo Cretaceo ormai è un lontano ricordo. I nostri cari adolescenti campeggiatori si trovano costantemente a vagare per gli arcipelaghi costaricani senza una precisa meta. Vogliono tornare a casa? A questo punto, chi lo sa? Perché come si suol dire, anche in questa quarta stagione di Jurassic World, nuove avventure, per i campeggiatori non c'è mai una gioia. Perché anche quando c'è una minima speranza di sopravvivere a questo grandissimo incubo, capita sempre qualcosa che li riporta nei guai. E devo ammettere che anche, forse un po' troppo spesso, sono loro stessi che autosabotano le loro speranze di sopravvivenza. Ritorna all'universo giurassico, con questa quarta tornata di episodi devo dire subitissimo che comunque, nonostante quello che possa dire in futuro in questa video recensione, questa quarta stagione mi ha soddisfatto. Ma in termini di gradimento la metto sicuramente sopra la seconda stagione, che come ben sapete un po' mi aveva deluso, ma ahimè non riesco a metterla prima della prima e della terza stagione, che dal mio punto di vista sono state decisamente migliori. Ormai ho capito il giochino e so esattamente cosa aspettarmi da questo tipo di prodotto. L'aspetto interessante è che gli showrunner di questa serie sono in grado di giocare con il canone di Jurassic Park e Jurassic World senza mai voler intervenire e interferire in modo massiccio. Diciamo che le storie dei campeggiatori di Camp Cretaceous hanno spiccato il volo allontanandosi sempre di più da quelle che sono le dinamiche classiche di Jurassic Park e Jurassic World, nonostante comunque ci siano dei riferimenti. Se con la prima stagione si aveva comunque una sorta di parallelismo, dal momento che gli eventi, almeno delle prime puntate della prima stagione, avvenivano in contemporanea a quelli del primo film, degli eventi del primo film di Jurassic World, in questo caso ci allontaniamo sempre di più e prendiamo una nuova direzione anche dal punto di vista produttivo, avendo delle storie molto più cartunesche. E appunto per questa quarta stagione si è arrivati ad una difficoltà molto alta della sospensione dell'incredulità. Devo dire che ci sono degli elementi che mi hanno fatto strano proprio in questo senso, perché uno come me ama molto il canone dei film, perché significa che ci sono delle regole che bisogna stare all'interno per potersi sentire all'interno di questo universo. E se questa stagione, se questa serie, questo prodotto di Camp Cretaceous comunque si pone l'obiettivo sempre di voler in qualche modo rimanere all'interno di questo canone o di questo soft canon, alcune scelte un po' troppo tecnologiche, un po' troppo fantascientifiche in questa serie mi hanno fatto un po' provare delle sensazioni un po' strane. Ci eravamo lasciati con i campeggiatori finalmente in fuga da Isla Nublar utilizzando il barcone dei due cacciatori sconfitti nella seconda stagione, o meglio, pappati dai Baryonyx. Vi ricordo che se volete approfondire molto di più tutto ciò che riguarda le prime stagioni, le precedenti stagioni di Camp Cretaceous, vi lascio in descrizione una serie di link che rimandano alle video recensioni delle precedenti stagioni e a degli approfondimenti come un video dedicato agli easter eggs. Di seguito parlerò in modo critico di questa stagione senza ovviamente spoilerare, dal momento che è giusto che il gentile spettatore mostrifero si goda questa serie in modo totalmente libero, e appunto poi vi aspetto qui sotto nei commenti per discuterne assieme. I nostri ragazzetti credono di poter raggiungere le coste del Costa Rica senza nessun tipo di problema, ma hanno non del tutto percepito e inserito nell'equazione il fattore Mosasaurus. È clamorosa la sequenza di battaglia con il Mosasauro. Mi spiace solamente che prima dell'uscita di questa serie fosse già stata quasi interamente spoilerata con una clip promozionale, e dal momento che appunto nella visione del primo episodio si hanno diversi momenti di sensazioni di déjà vu. Ma il modo in cui hanno descritto il Mosa nell'oceano corrisponde perfettamente al modo in cui me lo sono sempre immaginato, nel modo in cui me lo sono sempre fantasticato. Ci sono chiare ed evidenti citazioni allo Squalo di Steven Spielberg, ma personalmente ho individuato anche in una particolare inquadratura un riferimento alla balena, o al pescecane che dir si voglia, delle storie di Pinocchio. E sfuggiti all'ennesima peripezia, i nostri cari campeggiatori si trovano naufragati su una nuova isola, che non è per niente il Costa Rica.
Senza ovviamente addentrarmi nella spiegazione di cosa sia questa isola e a chi appartenga, vi basti sapere che alcune delle teorie che abbiamo espresso nella precedente live fatta insieme agli amici di Paleonerd e di Jurassic Park Italia si sono avverate. E che vi sono diverse dinamiche che avvengono in quest'isola che fungono da analogie con dei prodotti precedenti di Jurassic World e Jurassic Park. In particolare la gestione di questa intera isola dal punto di vista tecnologica ricorda molto la visione dello stesso Crichton, l'autore dei libri, che ha sempre pensato il Jurassic Park come qualcosa da gestire da un personale molto ridotto e una gestione, o meglio autogestione, molto automatizzata. Già nel trailer si vedono questi cani robotici che vengono chiamati Bruno, e questa cosa mi ha fatto molto ridere, e che secondo me sono un elemento molto importante per questo concetto di gestione automatizzata del nuovo spazio che è il protagonista di questa nuova stagione di Camp Cretaceous. E secondo me questi quadrupedi, e non solo, sono animati veramente bene. Io trovo che in ogni sequenza che appaiono ci sia sempre una sensazione di tensione, di suspense, che veramente ha dato all'intera serie un aspetto molto più ansiogeno, aumentando la qualità del ritmo. Oltre a questa tipologia di analogia dal punto di vista della gestione dello spazio, vi sono anche delle similitudini per quanto riguarda i personaggi, perché se da una parte abbiamo forse una pedante e sbagliata continua visione della saga nei confronti dei nerd un po' troppo megalomani, abbiamo anche un altro personaggio che ricorda forse dal punto di vista emotivo e delle intenzioni la dottoressa Sorkin, protagonista o tra i protagonisti del videogioco di Jurassic Park della Telltale e anche, se volete, del nostro cortometraggio fan-made Jurassic Park Chronicle, che ovviamente vi lascio in descrizione. Secondo me l'aspetto più positivo di questa serie sono i sentimenti e soprattutto come vengono sviscerati gli stati d'animo di tutti i personaggi. Notiamo con personalmente piacere che Darius, il protagonista assoluto dei ragazzini delle stagioni precedenti, perde un po' la sua leadership a favore di una descrizione con più protagonismo di tutti gli elementi che acquisiscono molto più valore, soprattutto nelle relazioni tra di loro. Chi mi conosce sa che uno dei miei piaceri proibiti, o non troppo nascosti, sono i team drama. Ovviamente sono delle produzioni che mi rimandano alla mia adolescenza, non troppo lontana perché non sono così anziano, e nello stesso tempo mi fanno provare dei sentimenti che sono abbastanza sconosciuti, perché la maggior parte di queste produzioni sono di stampo americano, quindi alcune dinamiche da college, high school, rapporti tra adolescenti non sono così conosciute da noi europei, in particolare italiani. E vedere alcune di queste dinamiche tra ragazzi all'interno di questa serie finalmente mi ha fatto comunque molto piacere, mi ha dato soddisfazione anche dal punto di vista delle storie un po' romance, ma non voglio spoilerare che cosa accade nello specifico. Ogni qualvolta ho parlato di questa serie nelle stagioni precedenti sono sempre arrivato molto soddisfatto a parlare dell'elemento dei dinosauri, che sono a tutti gli effetti, anche per ovvie ragioni, il motore principale di queste storie. Abbiamo ormai capito che Camp Cretaceous coglie l'occasione di poter sperimentare e mostrare al pubblico dei nuovi aspetti e dei nuovi dinosauri, per poter appunto testare il gradimento dell'audience e quindi decidersi poi a riproporlo in senso di merchandise o anche nei progetti filmici. E sempre collegandomi alla questione dei sentimenti, trovo che come hanno descritto il rapporto genitoriale all'interno di questa serie dei T-Rex è qualcosa di veramente super calibrato ed elegante e che mi ha emozionato molto. Non avrei mai pensato di quasi commuovermi per delle storie legate ai T-Rex, ma in questa serie ci sono riuscito. Ma il mio dinosauro preferito di questa stagione, lo posso dire tranquillamente perché era già presente, era già stato spoilerato nei prodotti promozionali, è l'ibrido, è il cucciolo ibrido tra spinosauro e sinoceratopo. Una dolcezza e carineria infinita e viene anche inserito in uno degli episodi che più ho preferito dell'intera stagione. Ma veniamo agli aspetti negativi. Il più lapalissiano è sicuramente il modo in cui hanno in qualche modo tirato in giro lo spettatore. Dal momento che il cliffhanger
principale della fine della terza stagione, ovvero che sulla barca dei campeggiatori era presente una nuova minaccia che sarebbe dovuta essere qualcosa di importante per come è finita la stagione. Non vi dico ovviamente come si risolve la questione, però si risolve in 4-4-8 in un modo molto banale. E la minaccia in questione, alla fine, dal punto di vista caratteriale, risulta essere una sorta di Scrat dell'era glaciale. Nessun collegamento dal punto di vista degli animali, ovviamente. Sto facendo semplicemente una similitudine tra il ruolo del personaggio che acquisisce questa nuova, mille virgolette, minaccia. Il secondo aspetto negativo è sicuramente per quanto riguarda la narrazione, che secondo me si era mostrato in modo massiccio nella seconda stagione, ovvero che all'interno dell'isola si creano delle situazioni narrative di spostamento di personaggi da una parte all'altra, che a un certo punto rischia anche un po' di stancare, dal momento che i protagonisti si trovano continuamente a risolvere delle queste secondarie di non grande livello senza avere gli occhi puntati verso un obiettivo, verso appunto una missione principale che non sia nulla di diverso dal semplice sopravvivere o difendere i poveri dinosauri. Devo ammettere che questa stagione non mi ha entusiasmato più di tanto, ma nello stesso tempo devo anche riconoscere che alcuni elementi, come quello dell'emotività, sono i migliori dell'intero progetto. Il finale di questa stagione è il più sospeso tra tutto il progetto Camp Cretaceous, e ho avuto un po' la percezione come se le prime due stagioni siano una il continuamento dell'altra, e la terza sia qualcosa di a sé con il grande progetto Scorpius Rex, e questa quarta stagione sia una sorta di preludio per il gran finale nella quinta. Siamo nel miglior periodo per essere dei fan di Jurassic Park e Jurassic World, dal momento che è uscito il videogioco di Jurassic World Evolution 2, è uscito il prologo di Jurassic World Dominion e adesso questa quarta stagione di Camp Cretaceous. E vorrei tanto che sotto l'albero mi arrivi il regalo del trailer, appunto, di Jurassic World Dominion. Se volete altri contenuti correlati a questa serie, come ho fatto un po' per quanto riguarda le stagioni precedenti, appunto nei link in descrizione con video dedicati agli easter eggs, articoli di approfondimento, non dovete far altro che chiederlo qui nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie.